La storia imprenditoriale di Michael Seeber ha inizio nel 92-93 con l'acquisto dell'azienda Leitner di Vipiteno. Mi hanno detto che sono pazzo, perché in quell'epoca la Leitner non riusciva a pagare gli stipendi degli operai, non pagava i fornitori e secondo il parere di alcuni esperti non c'era possibilità di risanare l'azienda. Mediocredito incontra gli imprenditori di successo che ha sostenuto nel corso degli anni. Perché la nostra struttura, i nostri analisti possano conoscere meglio quelle che sono le esperienze degli imprenditori, capirne le esigenze e così toccarne le aspettative. Anche grazie al sostegno della banca, Seeber ha portato la società a un fatturato da 717 milioni di euro, di cui solo il 7% in Italia, il resto in tutto il mondo. Il suo segreto? Almeno 20 milioni di euro l'anno in ricerca e un forte spirito di squadra. Tra le sue lotte, quella contro la burocrazia e i tempi della giustizia amministrativa. Ho scritto a Matteo Renzi, racconta, perché per le imprese lavorare in Italia è troppo difficile. Un ruolo da protagonista la sua azienda lo gioca e lo giocherà soprattutto all'estero, alle Olimpiadi invernali di Corea 2018. Stiamo montando nel momento 8 impianti, ne abbiamo montati l'anno scorso 4 e saremo ancora nei prossimi 2-3 anni, saremo sicuramente una decina che facciamo ancora.